Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Rock Reporter Cinema. Siamo qui a dirvi i tre film che ci hanno più o meno colpito. Iniziamo subito con quello che tutti state aspettando: X-Men Dark Phoenix, ultimo capitolo della saga degli X-Men. Come con gli Avengers ci aspettavamo fuochi d'artificio, invece, ragazzi, zero. Brutto, brutto, brutto. Un po' perché forse l'ultimo vero capitolo di X-Men era X-Men Apocalisse. E aveva tirato tutte le fila possibili, aveva costruito un racconto finale dignitoso, tant'è vero che qui si cerca di mettere da una parte l'esigenza di tirar fuori un altro finale straordinario attraverso l'ennesima risurrezione della Fenice e l'incontrollabilità della sua rabbia, e dall'altro un tentativo di Me Too, versione mutata e mutante, perché appunto tra Jessica Chastain, Jean Grey e via dicendo c'è questo tentativo di analizzare la rabbia femminile invece di proporre la damigella in pericolo. Tra i film che insomma ci hanno convinto in parte e no, quindi chi lo sa, c'è sicuramente A mano disarmata, biopic di Federica Angeli, in particolare del lavoro che ha fatto nella cronaca romana di Repubblica. Questa donna straordinaria che con dei bambini a casa, con una giornalista, ha deciso di testimoniare contro la mafia di Ostia e di indagare la mafia di Ostia senza mai farsi mettere paura. E viene interpretata da Claudia Gerini, bravissima, molto interessante anche i comprimari, dalla Canà a Pannofino, che fanno dei ruoli drammatici all'interno di una carriera che invece è prettamente comica. La regia di Claudio Bonivento è una regia molto vecchio stampo, molto di genere, molto da biopic civile. Non male, però forse ci doveva essere qualcosa in più, però o forse era giusto che si raccontasse così. Il film della settimana è un film che molti di voi hanno visto perché c'è stata l'anteprima offerta da Radio Rock, Juliet Naked, un Ethan Hawke in grande forma, un film musicale dove la musica la fa da padrona, in cui è un motore di vita ma anche di assenza di sentimenti. È divertente, malinconico, spiritoso, anche un po' incazzoso. Funziona alla grande, quindi è sicuramente il film della settimana. Arrivederci a tutti, godetevi il cinema più che potete e ricordatevi che la versione estesa del Rock Reporter Cinema è il venerdì mattina dalle 7 alle 10 nel Solazzo del Pappagallo.